ragazze, la mia review di oggi sarà su questo primer della Smashbox, Photo Finishing Hydrating Under Eye Primer. Questo primer dal nome lunghissimo, praticamente è un primer che serve per la delicatissima zona sotto dove abbiamo l'occhiaia, sotto l'occhi quindi. E praticamente cosa fa? Idrata la zona e fa sì che il nostro correttore non vada nelle pieghe. E l'idea è abbastanza geniale, perché? Perché ci permette di usare meno crema idratante. La crema idratante di solito è veramente la ragione number one per la quale il nostro correttore ci va nelle pieghe, perché essendo di solito molto grassa, molto oleosa, quando noi la mettiamo praticamente il nostro correttore, povera bestia, ting, va nelle pieghe. Infatti di solito consigliano, soprattutto magari perché tanto che hai, di usare un gel e non una crema sotto gli occhi. Però questo prodotto un pochino comunque va a risolvere questo problema. Infatti idrata e è leggermente illuminante. Vedete che comunque è leggermente riflettente, anche se non ha all'interno pagliuzze né niente. E quello che noto io quando lo metto sotto gli occhi è che è molto leggero, è sì idratante, e quando metto il correttore mi accorgo che si attacca meglio, fa proprio come presa, come se fosse miele per le api, si appiccica molto meglio, tac! Non... è molto leggero, vedete? Ne metto poco, lo stendo bene e poi ci metto sopra il correttore. Non è miracoloso, nel senso che un minimo comunque va il correttore nelle pieghe se non state attente, se non lo fissate bene e se non lo lavorate bene, però molto meno rispetto all'occhio ad esempio, dove non lo metto. Di solito faccio la prova così, faccio un occhio con un occhio senza, per vedere la differenza nel giro di un paio di ore. È utile soprattutto per quelle ragazze, non solo per chi ha il problema del correttore che va nelle pieghe, ma anche per chi ha il problema che il correttore dopo un po' svanisce, quindi le occhiaie tornano fuori più prepotentemente di prima, perché comunque lo fissa molto meglio. All'interno ci sono 10 ml di prodotto e il prezzo è di 24 euro. L'effetto è molto buono, vedete? Il mio voto quindi per questo prodotto è... trullo di tamburi, 8! Gli do 8 perché... è un validissimo prodotto, come dicevo non previene al 100% il correttore dall'andare nelle pieghette, però lo fissa molto meglio e comunque minimizza quel problema almeno del 50%. Ciao ragazzi!